Dunque, quello che di cui avrei voluto parlare e che in qualche modo è rimasto forse sullo sfondo, però non è stato realmente esplicitato, sono molti dei temi che abbiamo dovuto affrontare nel momento in cui abbiamo scritto quel testo su Grassi, e partendo dalla costruzione logica dell'architettura, ma anche considerando l'insieme degli scritti di Grassi del suo primo ventennio di attività. Mi piace partire da un'affermazione che è molto semplice, al contempo è una sorta di mostro logico, ed è anche interessante che nella costruzione della logica dell'architettura ci sia un mostro logico. Lui a un certo punto dice: l'architettura sono le architetture. È una frase banalissima, è un mostro logico perché, come dire, mette sullo stesso piano la classe e gli elementi che compongono quella classe. Al contempo, per noi è veramente una frase rivelatrice, cioè in realtà nell'architettura esiste e sono solo importanti le architetture, siano esse disegnate, costruite, distrutte o semplicemente immaginate. Noi utilizziamo sempre come metafora del fare architettura il diritto anglosassone, cioè il diritto anglosassone è un diritto in cui non esistono leggi a priori, no? I modernisti direbbero non è un diritto top down, no? È un diritto che si costruisce collettivamente nel corso dei secoli a partire da casi specifici che vengono di volta in volta riscritti per poter arrivare a nuove conclusioni, a nuovi casi. Si ricostruiscono, si decompongono e ricostruiscono i nuovi casi. Questa cosa è fondamentale secondo noi perché innanzitutto introduce immediatamente una distanza forte rispetto a una semplificazione almeno del discorso di Grassi e Rossi che è intorno al tema della tipologia. Cioè, secondo noi il discorso tipologico è veramente un discorso, non vorrei dire banale, ma è un discorso semplificatorio che non fa altro che, come dire, sottrarre all'architettura la sua complessità, la sua ricchezza, la sua generosità. A noi piace parlare di edifici e di progetti specifici, piace utilizzare edifici, progetti specifici, perché è solo nella specificità del caso, appunto il diritto anglosassone, che si apre, no, tra l'architettura e il mondo, un mare di possibilità, un'autentica generosità della forma, no? Ad essere letta in molteplici maniere, a depositare su se stessa molteplici significati, ad essere alla fine dei conti autenticamente democratica. E qui, come dire, mi ricollego anche al perché McKim Eden White, che, come dire, da molti vengono semplicemente ritenuti, insomma, dei generici neoclassicisti che hanno rubacchiato a destra e a manca, in realtà hanno fatto uno sforzo titanico di rappresentare una sorta di vuoto pneumatico, perché la New York come noi la vediamo non esisteva prima di McKim Eden White. Loro hanno fatto uno sforzo titanico collettivo di rappresentazione di una società e dei possibili, come dire, ideali di una società, del possibile futuro di una società. In quel caso era la società del capitalismo rampante degli Stati Uniti di fine XIX secolo, inizio XX secolo, era la società dei capitali forti, ma al contempo, come dire, il loro lavoro ha da subito una dimensione prettamente civica, cioè vuole veramente costruire la civis che appartiene a quel mondo, e in quanto tale è anche uno sforzo immediatamente democratico, immediatamente comprensibile da tutti. E per poterlo fare hai bisogno di usare linguaggi sui quali si sono depositati significati condivisi, magari anche inconsciamente condivisi. Cioè è ovvio che entriamo, come dire, in una sorta di lettura anche psicanalitica del linguaggio architettonico, però è evidente che il progetto di civilizzazione dell'architettura romana,
che è un progetto appunto di civilizzazione portato avanti anche e soprattutto tramite gli strumenti dell'architettura, ha fatto sì che poi nel corso dei millenni, attraverso il Rinascimento, attraverso lo sforzo dell'illuminismo francese, eccetera, eccetera, Schinkel che costruisce la Berlino per la nascente borghesia tedesca, ha fatto sì che su quel linguaggio si siano depositato una sorta di coagulo di civitas, no? Dell'idea di città, della possibile esistenza di una città condivisa e comprensibile a tutti, no? In questo senso popolare. E quindi McKinley & White, con il loro semplicemente rubacchiare, ricopiare, ibridare i disegni dei premiati dell'Accademia di Francia che andavano a Roma, rilevavano i documenti, li ricostruivano, non fanno altro che perpetuare questo discorso e mostrarne la validità a distanza di così tanto tempo. Questo non vuol dire che, come dire, l'unico linguaggio possibile sia un linguaggio esplicitamente classicista, però secondo me vuol dire che certamente l'unico atteggiamento possibile è quello di fare un'architettura che alla fine ambisce ad essere classicista. Grazie. Prego, grazie a voi.